Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la pagina dedicata al Covid, ma soprattutto ai vaccini, perché l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri questa mattina ha fatto il punto proprio sulla campagna vaccinale nella nostra regione e ha parlato dei lavori in corso in vista della riapertura delle scuole del prossimo 13 settembre. L'aumento dei contagi da Covid in Abruzzo non desta preoccupazione. A dirlo è l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri, secondo cui non vi è alcun rischio di nuove restrizioni. La recrudescenza dei contagi prevalentemente è monitorata dal nostro parte del sistema sanitario. Come voi sapete siamo al di sotto della media nazionale, per cui lontano da quel grido di allarme del cambiamento del colore della nostra regione. Intanto prosegue la campagna vaccinale in Abruzzo. L'obiettivo prefissato ad inizio estate era quello di immunizzare tutti gli abruzzesi entro settembre. I numeri sono dalla nostra parte, ha detto la Veri, siamo tra i migliori in Italia. Il nostro obiettivo era quello di chiudere l'immunità a fine settembre. Siamo tra le prime 6 regioni a livello nazionale con un'alta percentuale. E ora l'attenzione è tutta sulla riapertura delle scuole, che in Abruzzo avverrà il 13 settembre. Obiettivo quello delle lezioni in presenza e a questo scopo potrebbero essere introdotti test salivari. Noi stiamo lavorando per la presenza nelle scuole, l'abbiamo sempre voluto e sostenuto, stiamo lavorando in sicurezza. Il primo abbiamo una riunione proprio con gli uffici scolastici per definire le linee guida. Stiamo in collegamento con l'Istituto Superiore della Sanità per portare avanti il discorso dei test. Un nuovo centro vaccinale a Chieti, dunque rimaniamo in argomento, si trova al Pala Colle dell'Ara e sarà in grado di inoculare anche 600 dosi al giorno. È operativo da oggi il nuovo hub vaccinale al Pala Colle dell'Ara di Chieti. Obiettivo quello di raggiungere specialmente le fasce più giovani della società. Nella provincia di Chieti al momento oltre il 70% dei cittadini ha ricevuto la prima dose. Noi siamo oggi al 72% prima dose vaccinati in provincia di Chieti, siamo messi non male, chiaramente noi dobbiamo raggiungere l'80%, l'8% sulla città di Chieti. Chiaramente sono tante migliaia di persone ancora da vaccinare, non solo i giovani, giovani, anche i quarantenni e cinquantenni che ci mancano in questa città, per cui questo sito con 300 persone al giorno chiaramente per 2 settimane dovrò fare una corsa per giovani e meno giovani per appunto raggiungere prima dose questo obiettivo e per poi appunto completare con la seconda dose a fine settembre, inizio ottobre. Sono contentissimo, ha detto il sindaco Diego Ferrara. Nel fine settimana le inoculazioni avverranno solo di mattina, ma a pieno regime dalla prossima settimana qui potrebbero essere somministrati anche 600 vaccini al giorno. Oggi sono contentissimo e sono orgoglioso di quanto queste persone che hanno un grande senso di appartenenza per la propria città stanno dando. Siamo arrivati in pochissimo tempo, in poche ore, 2 ore, a già quasi a 300 vaccinati, tutti fatti in pochi minuti con file ordinate e persone che non finivano di ringraziarci per l'ordine che abbiamo mantenuto durante queste ore. Oggi la vediamo con la sua tenuta da medico, somministrerà anche lei vaccini? Assolutamente sì, ho voluto essere partecipe anch'io da un punto di vista proprio sanitario, oltre che essere la mia vocazione e la mia professione tuttora svolta, ma anche per dimostrare, testimoniare la mia vicinanza ai cittadini che vogliono con questo vaccino mettersi in sicurezza. Cambiamo argomento adesso perché dopo 16 mesi di chiusura sembra arrivata la svolta per le piscine e le naiadi di Pescara. La Pretuziana Sport di Teramo infatti si è aggiudicata il bando per la gestione battendo la concorrente ESA. Questa aggiudicazione chiude anche un potenziale contenzioso dopo il ricorso al TAR della stessa società per la precedente assegnazione.
Le naiadi passano alla Pretuziana Sport. La gestione dell'impianto pescarese va alla società dell'amministratore unico Massimo Pompei, che avrà il gravoso compito di rilanciare una struttura chiusa ormai da 16 mesi e che vede, anche dal punto di vista delle situazioni dei dipendenti, parecchi versanti da risolvere. Sicuramente questa la prima cosa che faremo è quella di contattare tutti i dipendenti che hanno lavorato fino adesso nel complesso delle naiadi e di ricominciare con loro questa avventura. Diciamo che sulla carta il bando prevede il lavoro solo, diciamo, la possibilità di lavorare solo un anno all'interno dell'impianto, ma speriamo di poter fare un progetto di ristrutturazione molto più concreto e molto più fattibile, da poter essere in più anni all'interno della struttura e dare vita a tornare a dar vita a un impianto importante come l'è stato negli anni passati. La società Teramana ha superato la ESA sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico, realizzando 79 punti contro i 23 dell'altra pretendente uscita battuta. La società vincente a Teramo già si occupa del palazzetto della piscina e con la Pretuziana Sport capofila ci sono anche la Rarinantes, che gestisce la piscina comunale dell'Aquila, e la FG Quadro, vicino al mondo della disabilità. L'idea nostra è quella di lavorare con un progetto pluriennale. Vedremo quello che la regione ci farà fare e ci darà la possibilità di fare. Questa assegnazione chiude anche un potenziale contenzioso dopo il ricorso al TAR che la Pretuziana aveva annunciato a giugno per la precedente assegnazione. Sì, avevamo visto e avevamo studiato le carte e a nostro parere c'erano delle cose che non quadravano, ecco, e quindi avevamo fatto questo ricorso al TAR. È ovvio che con un nuovo bando, con una nuova assegnazione, tutto decade e quindi insieme alla Rarinantes e la FG Quadro di Pescara puntiamo a ricominciare da capo, aprire una nuova pagina per questo impianto e lavorare per tutta la città e tutto il comprensorio. E a pochi giorni dalla ripartenza dell'anno scolastico, la FLC CGL di Teramo ha fatto il punto sulle criticità del settore. Dal precariato all'edilizia scolastica fino al dato di 500 alunni in meno iscritti nelle scuole della provincia. La scuola Teramana innanzitutto è una scuola che diminuisce il suo numero di alunni, perché avremo a meno 500 alunni rispetto allo scorso anno scolastico. Avremo degli organici che sono confermati, però in una situazione emergenziale chiaramente sono organici insufficienti per rispondere a questa emergenza, e avremo un numero di precari troppo alto per consentire una scuola che garantisca una continuità didattica e che quindi possa dare ai ragazzi quello di cui hanno bisogno, soprattutto in questo periodo di pandemia. Quali sono secondo lei le strade da percorrere per migliorare la scuola Teramana? Qui l'investimento deve essere certamente di carattere nazionale, perché gli organici come il tempo scuola sono argomenti di carattere nazionale, ma a livello territoriale, quindi provinciale, certamente si può intervenire con un coinvolgimento diretto delle parti sociali sulle emergenze che ci sono, sulle difficoltà che le scuole hanno nel organizzare la propria offerta formativa, emergenze che ci sono sul versante dell'edilizia scolastica, emergenze che ci sono sulla possibilità di poter incrementare il tempo scuola. Noi insistiamo sul fatto che debba esserci una vaccinazione obbligatoria garantita dalla legge, perché è bene che ci sia una legge che garantisca questo diritto, che è quello all'istruzione, perché è un diritto costituzionalmente riconosciuto. Non possono esserci provvedimenti estemporanei né richieste di adesioni magari volontarie. Noi abbiamo bisogno di una legge che dica di vaccinarsi. Noi siamo per la vaccinazione, siamo perché le persone che ovviamente non sono fragili, che non hanno patologie, si vaccinano, in modo tale che i ragazzi possano fare una scuola adeguata alle loro non solo richieste ma alle loro esigenze. Ieri una messa ha ricordato le 4 vittime che hanno perso la vita sul Monte Velino lo scorso inverno. È stata anche l'occasione per presentare un progetto per sensibilizzare gli studenti alla sicurezza in montagna.
Una celebrazione sobria per ricordare 4 escursionisti scomparsi sul Monte Velino lo scorso 24 gennaio. Ai piedi di Valle Maielama, nel rifugio Casale da Monte, dopo la funzione religiosa celebrata da Don Adriano Principe, è stato presentato un progetto che unisce scuola e montagna nel nome di Valeria, Gianmarco, Gianmauro e Tonino. Le inside sono di Rolango, la montagna va rispettata per quello che anche di negativo può portare all'attenzione di giorno in giorno. L'abbiamo verificato già soltanto nella domenica scorsa, quando addirittura Soccorso Alpino e Nono Reggimento Alpini hanno dovuto portare a termine 6 soccorsi importanti. La collaborazione tra Nono e Soccorso Alpino Regionale nasce proprio da quella tragedia. Il tavolo della sicurezza regionale nasce da quella tragedia, con il Recco in Abruzzo. I progetti per i sentieri e per i rifugi nasce da quella tragedia. Il progetto per le giovani generazioni che oggi abbiamo potuto ufficializzare, quello che stiamo facendo è il regalo più grande che possiamo donare ai familiari delle vittime che sono state gli artefici di questo tipo di progetto, ma il dono più bello che possiamo fare a loro e soprattutto a chi non c'è più, agli angeli che non ci sono più, è proprio continuare ad operare non per disincentivare la fruizione della montagna, ma di poter sin dalla più giovane età promuovere la cultura della montagna, della cultura e la cultura della sicurezza in montagna. Abbiamo ascoltato di questo progetto che verrà portato alle scuole, dunque questo forse è il modo migliore per ricordare la memoria di questi 4 ragazzi che non ci sono più. Esattamente, è un momento di attenzione che va rivolto verso la vita, verso il prossimo, il rispetto e soprattutto rivolto verso l'educazione delle nuove generazioni. È un momento particolare, senz'altro è un momento per il ricordo di queste 4 vittime, di queste 4 concittadini della nostra comunità, ma da quel momento noi prendiamo spunto per, grazie a questo nuovo progetto appunto di alternanza scuola-lavoro, di dare l'opportunità alle giovani generazioni di conoscere, di informarsi, di formarsi verso la realtà della bellezza della montagna. Cronaca, una 85enne signora che vive a Teramo ha ricevuto una telefonata in cui un uomo, spacciandosi per il nipote, le chiedeva di ritirare per conto suo, poiché in vacanza fuori regione, un pacco postale con un pagamento di 4.000 euro in contanti. Poco dopo ha suonato alla porta il falso postino che, non ricevendo l'intera somma richiesta, ma solo i 250 euro che la donna custodiva in casa, ha richiesto alla stessa di saldare con monili in oro che avrebbero potuto coprire l'importo totale se sufficiente, riservandosi di comunicarle il valore per l'eventuale integrazione appena rientrato in ufficio. Infatti, 20 minuti più tardi, l'uomo ha chiamato la signora dicendole che mancavano ancora 1.800 euro. L'anziana donna si è così subito recata in un ufficio postale per ritirare l'importo. Solo una telefonata fatta alla figlia ha svelato la truffa. La figlia appunto ha chiamato il 113, che ha subito inviato una volante. Visti gli agenti, il falso postino ha desistito nel proseguire nella truffa e dal farsi consegnare gli altri 1.800 euro prelevati dalla donna. Ora sono attive le indagini per cercare di risalire all'identità del truffatore. Dalle fogne a gestione ACA, direttamente nel fiume Saline, un guasto tecnico di un'ora ha compromesso la qualità delle acque, costringendo i comuni di Città Sant'Angelo e Montesilvano alle ordinanze di divieto di balneazione. Uno sversamento nel fiume Saline, al confine tra Città Sant'Angelo e Montesilvano, ha compromesso la qualità del mare. È quanto emerso da un prelievo dell'ARTA, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, tramite cui si sono riscontrati valori di inquinanti sopra la norma. Si è bloccata una pompa alla gestione ACA, che ha per un'ora sversato lungo il Saline, e quindi ACA ci ha immediatamente avvertito e è intervenuta prontamente per bloccare la fuoriuscita, ma comunque una minima fuoriuscita c'è stata. Ci ha consigliato di porre delle ordinanze per il divieto di balneazione e noi immediatamente le abbiamo emesse con rispetto della legge. Adesso attendiamo i risultati ARTA per poter togliere questa ordinanza.
I due comuni hanno quindi deciso di adottare un'ordinanza di divieto di balneazione. Per la precisione, la legge già impedisce di tuffarsi a meno di 100 metri di distanza dalle foci dei fiumi. L'ordinanza angolana ha raddoppiato questo limite, impedendo la balneazione nei 200 metri a nord del Saline. L'ordinanza ha una durata prevista di 30 giorni, ma in base al prossimo rapporto dell'ARTA, atteso nelle prossime ore, potrebbe già essere rimossa. È un'ordinanza temporanea, sempre valutando quelli che sono i dati che ARTA ci darà. Nel momento in cui ARTA ci dice che i dati sono sensibilmente migliorati e non ci sono grosse problematiche, rimuoveremo l'ordinanza. Il Consiglio di Stato ha accolto definitivamente il ricorso proposto da Radio Luna contro l'esclusione dalle graduatorie dei contributi statali alle emittenti radiofoniche. Una vittoria che è stata portata avanti nella consapevolezza di richieste fondate su basi di diritto e che riguardano anche diverse altre emittenti locali. La sentenza è definitiva ed è recentissima, porta la data del 23 agosto. Il Consiglio di Stato ha stabilito che era illegittima l'esclusione di Radio Luna, del gruppo editoriale di Telemolise, dalla graduatoria nazionale dei contributi statali alle emittenti radiofoniche e di fatto ha accolto definitivamente il ricorso proposto da Radio Luna. In sostanza sono state confermate le statuizioni del TAR Lazio, che già in primo grado aveva accolto il ricorso dell'emittente, decretando l'illegittimità della sua esclusione dalla graduatoria nazionale prevista dal DPR 146/2017. Radio Luna è stata assistita in tutto l'iter giudiziario dagli avvocati Margherita Zezza, Pino Ruta e Massimo Romano. La sesta sezione del Consiglio di Stato, hanno spiegato i legali, ha dunque ritenuto errate le motivazioni per le quali l'emittente era stata esclusa e relative al mancato raggiungimento, rivelatosi poi infondato, delle unità di personale in servizio negli anni considerati. Il Consiglio di Stato ha anche ritenuto illegittima la motivazione postuma, tenuto conto che il Ministero aveva tentato di integrare le ragioni dell'esclusione soltanto nella fase processuale, attraverso gli scritti difensivi dell'Avvocatura Generale dello Stato, in violazione delle più comuni regole processuali. A questo punto, pertanto, hanno concluso Zezza, Ruta e Romano, il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà dare esecuzione alla decisione definitiva della giustizia amministrativa, procedendo a riammettere l'emittente radiofonica nella graduatoria per l'anno 2016 mediante la rivalutazione delle ragioni dell'esclusione e, ricorrendo nei presupposti, la riassegnazione dell'importo delle sovvenzioni economiche dovute. Una sentenza che mette un punto su un tema che riguarda anche altre emittenti locali sull'intero panorama nazionale, una battaglia di diritto che Radio Luna ha condotto con la consapevolezza che le proprie richieste erano assolutamente legittime, come appunto riconosciuto dal Consiglio di Stato. Adesso apriamo la pagina di sport, calcio di Serie C, andiamo in casa a Pescara perché tra i tanti attaccanti accostati al Delfino c'è anche quello di Fabio Ceravolo, vecchio pallino del presidente bianco-azzurro Daniele Sebastiani. Il nodo è l'ingaggio del giocatore, che non rientra più nei piani della Cremonese, pronta a liberarlo a zero. Attaccante e centrocampista sono i grossi dilemmi del Pescara per questa ultima settimana di calciomercato. Sul fronte attaccante tantissimi nomi sono accostati al club biancazzurro. L'obiettivo è quello di reperire un centravanti che faccia compiere un potenziale salto di qualità al reparto, tenuto conto che in quel ruolo al momento ci sono Ferrari, De Marchi e Marilungo. E Loco è il giocatore sul quale c'erano le maggiori aspettative, ma solo negli ultimi giorni ha ripreso ad allenarsi con continuità in gruppo. De Marchi contro l'Olbia ha fatto vedere di poter essere un importante ariete d'area di rigore, ma deve dimostrare continuità di rendimento dopo gli infortuni delle scorse stagioni, l'ultimo alla spalla. A 32 anni Marilungo ha perso lo smalto dei tempi migliori ed è lontano dalla migliore condizione. I nomi di Fabio Ceravolo e Federico Melchiorri tornano ciclicamente accostati al Pescara. Melchiorri soprattutto ora, dopo il no rifilato alla Siena. Il giocatore di Trea però al momento non sembra propenso a lasciare il Perugia, proposito che può mutare negli ultimi giorni di mercato. Tuttavia il Siena
Cesena anche dopo il no, non demorde e sul giocatore fa un pensierino anche il Modena. Per Fabio Ceravolo il problema è trovare l'intesa sull'ingaggio. La Cremonese ha completato il parco attaccanti, il giocatore non rientra nei piani e il club grigiorosso è pronto a liberarlo a zero, ma il Delfino dovrà fare un sacrificio economico per accontentare le pretese del giocatore. Nella lista resta anche il nome dell'abruzzese Rocco Costantino in uscita dal Modena. Sull'attaccante ci sono anche altri club, sempre il Siena che cerca un altro importante attaccante per la categoria, ma anche Padova, Messina e Juve Stabia. Per il centrocampo invece non si sblocca l'arrivo di Giuseppe Rizzo, per il quale non c'è ancora il placet della Triestina, che è a caccia di un sostituto per compensare la partenza di un giocatore che lascerebbe una voragine nel reparto in caso di partenza. Se Rizzo è il giocatore più vicino a indossare il biancazzurro, il presidente Sebastiani e il DS Matteassi non mollano la presa per Carlo De Risio del Bari, anche perché la eventuale partenza di Busellato potrebbe liberare uno slot nel reparto da colmare con un giocatore conosciuto e apprezzato da Auteri. Le ultime giornate di calciomercato saranno utili poi a trovare soluzioni per alcune uscite, quali quelle degli attaccanti Nicolas Belloni e Andrea Di Grazia, mentre Miloš Bočić potrebbe restare in riva all'Adriatico. Dalla tre quarti prova a calciare, spettacolare, palla però. Adesso andiamo in casa Teramo, nuovo titolare tra i pali per il Diavolo, Andrea Tozzo infatti difenderà la porta dei biancorossi. Tocca al nuovo numero uno parlare del suo arrivo in Abruzzo e delle prospettive della squadra in vista del campionato alle porte. Ma vabbè, diciamo che ho avuto modo in pochi allenamenti comunque di trovare del feeling, che quella è la cosa principale sicuramente in un reparto difensivo dove bisogna collaborare tutti, quindi bisogna conoscersi. Sì, devo dire che comunque è andata bene anche nonostante ci sia stato poco tempo, e questo è un buon segnale, comunque vuol dire che c'è solo da migliorarsi, quindi dai, è stato un buon inizio. Sì, sono arrivato da poco e niente, cioè la prima partita a vincerla era importante perché comunque mette morale e ci fa capire un po' di che pasta siamo fatti e abbiamo affrontato al meglio la partita di Coppa e adesso niente, è stato un po' un inizio per affrontare al meglio il campionato. Sì, per un portiere soprattutto poi avere continuità nel giocare è una cosa fondamentale. L'anno scorso a Mantova ho giocato quasi tutta la stagione, poi mi è successo un piccolo infortunio che mi ha tenuto ai box per un po' di tempo e niente, questa stagione poi ho recuperato bene dall'infortunio, adesso inizia una nuova stagione e mi metto a disposizione del gruppo, della squadra, del mister per dare il mio aiuto. Ho citato Teramo perché comunque è sempre stata una piazza che mi ha affascinato, anche quando ero a Ternana che giocai qua contro il Teramo, è sempre stata una piazza che appunto mi ha colpito. E arrivare in un gruppo comunque con tanti ragazzi giovani è motivo di responsabilità perché comunque sai che devi cercare di insegnarli e comunque dare il proprio contributo, visto che comunque arrivo da un po' di anni che gioco. Allora, l'obiettivo è quello di migliorarsi allenamento dopo allenamento e cercare di focalizzarsi partita dopo partita. E quindi il prossimo obiettivo è l'allenamento di oggi pomeriggio e poi di sabato contro l'Entella, che è la prima di campionato. Poi a livello di ispirazioni come portiere non ne ho uno proprio in particolare perché cerco di rubare un po' da tutti. Comunque da quando ero piccolo c'era il mito di Buffon e sono cresciuto un po' con quello. Ci sa, il portiere a oggi si chiede molto di giocare coi piedi e si sa che quando sbaglia il portiere poi non c'è nessuno dietro che ti copre le spalle. Quindi quelli sono i rischi calcolati che vanno messi in conto perché comunque portiere si prende rischi giocando coi piedi e quindi può capitare l'errore. Parliamo di volley adesso, promozione di ruolo per l'ex team manager Dario Daroit che da alcuni giorni è il nuovo general manager della ABBA Pineto Volley. Ai nostri microfoni confida che il sogno è quello della promozione in A2 e per questo è importante la programmazione. Dario Daroit per i prossimi 2 anni continua questo matrimonio con l'ABBA Pineto Volley? Sì, è un matrimonio molto importante, sono contento di essere rimasto
e aver avuto la fiducia della società, del presidente di Guido Abbondanza e tutto quanto lo staff, perché credo che questa sia una società che deve ambire a traguardi importanti, e per ambire a questi traguardi bisogna comunque programmare un qualcosa a medio e lungo termine. Per cui il mio percorso è iniziato con loro 2 anni fa. Quest'anno c'è stato un momento in cui sembrava che le strade dovessero dividersi, invece poi mi sono reso conto che era giusto e importante continuare a cavalcare il sogno che questa società ha nel cassetto, che è quello innanzitutto di salire il prima possibile di categoria e poi magari, perché un domani, sognare ancora un po' più in grande. Quindi l'obiettivo è salire subito, o se non ci si riuscisse subito, magari in 2 anni? Ma guarda, se senti i capi ovviamente dobbiamo salire subito, questo ci sta. No, io credo che sia importante innanzitutto provare a fare un campionato bello come quello dell'anno scorso, che poi ci ha visti arrivare in semifinale playoff e uscire contro Motta di Livenza, che poi è salita in A2, congratulazioni comunque sempre a loro. Come dicevo prima, è una squadra completamente diversa, perché l'anno scorso era una squadra molto molto giovane, quindi con momenti importanti a momenti un po' meno, perché la gioventù purtroppo è sinonima di alti e bassi. Quest'anno invece abbiamo cercato di creare un mix di ragazzi molto giovani che sono magari alla prima esperienza di un campionato come questo, insieme a ragazzi importanti come Bertoli, comunque un giocatore importante che arriva da No2, campionati di alto livello, e altri giocatori che devono dare quell'impronta che servirà ai ragazzi giovani per crescere e a loro per dare, appunto, come ti dicevo, una base di partenza per il prossimo anno. E la cosa che mi fa molto piacere è che finalmente il campionato di A3 è un campionato che interessa non solo ad atleti di alto livello, ma anche a sponsor e a investitori che hanno incominciato a capire che non è una serie B riciclata, ma comincia a essere una vera serie A con una lega di appartenenza che ha giocatori importanti. Questo era il nostro ultimo servizio. I contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.